la cosa più importante da fare è quella di restituire a loro ciò che hanno e non incastrarli in quello che dovrebbero diventare. Quando è una cosa scelta da un ragazzo, un adolescente, un bambino, quando è scelta, vive e fa vivere le proprie potenzialità. E quel tempo dedicato con loro si vede come osservano la vita, come osservano e affrontano l'errore, la sfida. Lì dentro c'è la persona. Ciao ragazzi, ciao a tutti e benvenuti ancora a un'altra fantastica intervista. Allora, la prossima intervista, quella che vedrete, è un carissimo amico mio, ci siamo conosciuti 10 anni fa, e il motivo per cui gli ho chiesto, e sono veramente molto onorato al fatto che lui abbia accettato l'invito, il motivo che gli ho chiesto di fare questa intervista è perché lui è un esperto di come attraverso lo sport vedere, sintetizzare, analizzare determinate cose che puoi applicare nella vita. Quindi vorrei che facesse veramente un bellissimo applauso al mio amico, che voglio prima dire che è Life Sport Trainer e Mental Coach, socio fondatore dell'Associazione Italiana Coach Professionisti e cofondatore del progetto Sport for Life, lo sport allena la vita. Per favore fate un bel applauso virtuale al mio amico Paolo Loner. Ciao Paolo. Ciao Walter, ciao. Grazie. No, ero talmente voglia di iniziare a parlare con te. Io ci ho aspettato. Come stai, prima cosa? Grazie Walter, sto bene, tutto bene, te? Bene, grazie a Dio, bene. Allora, quello che non ho detto e ti ho collegato subito, lo dico in questo momento, noi ci siamo, lo dico alle persone che ci sentono in questo momento, ci siamo conosciuti 10 anni fa, per una cosa abbastanza curiosa. Ora, Paolo è un coach, a tutti gli effetti, un mental coach, e viene tra l'altro dallo sport. Lui giocava a football, ne parleremo dopo su questo. La cosa curiosa è che l'ho conosciuto attraverso mio figlio. Ebbene, 10 anni fa passavo un periodo molto difficile della mia vita, uno dei tanti periodi, e però anche mio figlio più piccolo, stava passando un momento molto molto critico, e attraverso altre persone mi ha detto: senti, perché non fai parlare con Paolo Loner, è un allenatore, è un mental coach anche soprattutto per i ragazzi, e aiuta tanto i ragazzi. Ho detto ok, nuova questa cosa qui, avevo sentito mental coach, vengo dall'America, ma... e quindi ho mandato Marti. E quando ho visto che lui è cambiato, i risultati erano proprio fattibili, addirittura lui mi diceva le cose a me, dice, papà, devi capire che... Aspetta un attimo, questa cosa funziona, da Paolo Loner ci voglio andare anch'io. Quindi semplicemente raccontare questa cosa, quindi da allora siamo diventati ottimi amici, lui mi ha aiutato tanto e continua ad aiutarmi adesso. Paolo, scusa, ci tenevo a fare questa cosa. Senti Paolo, allora voglio subito partire su una cosa. Allora, là fuori molte persone parlano di sport, e lo sport è inteso come bel fisico, soldi, fama, successo. Che cos'è veramente lo sport? Che cosa insegna veramente lo sport? L'opposto di questo, mi viene da dire. No, nel senso che ha degli aspetti che riguardano anche quei riferimenti culturali a cui tutti accedono, perché poi la televisione o i giornali parlano di quella. In realtà lo sport è una straordinaria scuola di vita. Lo è stato per me. Cioè, è stato per me una grande scuola di vita, e ho capito tanto tempo dopo. Io ho smesso di giocare a football che avevo 30 anni, e ho capito a 40-45 anni cosa in realtà lo sport mi aveva insegnato, ma non è tanto la metafora insieme, in realtà vere e proprie competenze che io poi ho applicato nel mondo del lavoro, tant'è che poi è diventato un progetto. Però ecco, diciamo così, che se avessi avuto un mental coach quando giocavo a football, sicuramente il percorso mio sarebbe stato identico, forse un po' più accelerato. Insomma, il ruolo di un allenatore è quello di accelerare dei tempi, perché ti mette davanti a una consapevolezza che tu hai, no? Tuo figlio, no, io non ho cambiato nulla, Martin aveva delle grandi qualità, come tutti gli esseri umani, e gli ho restituito queste qualità attraverso degli esempi concreti che lui importava. Quindi la forza che lui aveva era averla scoperta, averla, come dire, aver tolto la coperta davanti ha un potere che lui, come tutti, hanno, e che da soli è un po' difficile vedere e individuare. Quindi diciamo l'allenatore, in questo caso allenatore, gli insegnanti,
qual è il vero lavoro, il vero tra virgolette dovere dell'insegnante stesso, dell'allenatore? Cioè molto spesso è quello, gli insegnanti, io diciamo la scuola non è che l'ho amata tantissimo, andavo lì e loro no, appunto, cioè vengono lì, ok, devi imparare la storia, pam, 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 e ci mettevano tutti uguali, il grembiulino quando si andava all'elementare, eccetera, eccetera. Ma qual è veramente lo scopo, la missione dell'allenatore, dell'insegnante, qual è? Insomma, tocchi un tasto dolente, nel senso che devo muovermi con i piedi di piombo, ma lo farò con grande delicatezza, come contraddistingue il mio modo, ma in realtà non sono delicato. No, sai, intanto chiunque abbia a che fare con i giovani ha una responsabilità enorme, sono il nostro futuro. Per cui deve essere appassionato del lavoro che lui fa, ma deve essere anche, deve amarli. Lo deve amare, non deve avere fastidio avere a che fare con i giovani, gli adolescenti o bambini, no? Deve proprio amare questo mondo. Deve, e poi ha, diciamo così, io penso che la cosa più importante da fare è quella di restituire a loro ciò che hanno e non incastrarli in quello che dovrebbero diventare, mettiamola così. Diciamo che valorizzare quello che è, chiamiamo questi potenziali, ma in realtà sono delle attitudini, ci sono aspetti anche vocazionali, no? Nei bambini si dice che hanno dei lampi vocazionali, fanno delle cose un po' strane per noi, in realtà dentro manifesta delle cose che agiranno poi da grandi. Quelle cose vanno tutte valorizzate. Diciamo che, mettiamola così, diciamo che l'allenatore, in qualunque tipo di allenatore, compresi i maestri, gli insegnanti, devono avere una competenza, quella dell'ascolto. Dell'ascolto e di guardare che cosa, qual è il tesoro che sta dentro ognuno di noi. Mettiamola così, dai, facciamo così. Lo fanno in molti, lo fanno in molti. Difatti questa è la cosa, cioè molto spesso gli insegnanti, almeno quello dove l'esperienza che ho avuto io, è che tendono a dirti cosa devi fare, devi far così, mentre non si rendono conto di chi hanno davanti, che ogni individuo è diverso dall'altro. Quindi, come hai detto giustamente te, i ragazzi sono il nostro futuro, quindi quanto è importante veramente ascoltare. Allora passo in un'altra cosa, mi è venuta un'altra domanda, è quanto è importante... non c'è un manuale per il buon genitore. Se ci fosse, no, non l'avrebbero comprati, avrebbero fatto un sacco di soldi. Il genitore lo fa in buona fede, ma fa sempre un sacco di sbagli. Quale potrebbe essere un suggerimento, un consiglio semplice per un genitore nei confronti del proprio figlio? Cioè, come fare? Come posso io capire se mio figlio è portato per la matematica, per la storia, per la ginnastica, per la scienza, per la musica? Come faccio a scoprirlo? Sì, tu sei di quello delle domande facili, risolviamo questa, no. Come genitore, sono un genitore, quindi è complesso. Io con mio figlio sono un padre, no? È così come sono un compagno per mia moglie, ma non faccio il coach, anche se degli aspetti che riguardano il mio lavoro vivono dentro di me. Diciamo così che io penso che un genitore abbia, mettiamola così, oggi questi mesi in cui siamo stati costretti a stare in casa erano mesi straordinari per poter osservare i nostri figli. Tiro fuori di nuovo il tema dell'ascolto di prima, che è una competenza. L'ascolto richiede attenzione, ascolto dell'uso delle parole, memoria, perché noi poi siamo la memoria storica dei nostri figli. Riuscire a dare delle restituzioni rispetto a quello che ci dicono e non a dire giusto o sbagliato, oppure io farei così, però, come dire, incentivarli a proseguire verso il loro percorso. Torno all'ascolto, ma torno anche all'osservazione. Poterli guardare non mentre studiano, non mentre fanno sport. Lasciamoli studiare con gli insegnanti, fare sport con gli allenatori. Guardiamoli nel tempo libero. Prendiamo del tempo per stare con loro. Lì dentro, quando è una cosa scelta da un ragazzo, un adolescente, un bambino, quando è scelta, vive e fa vivere le proprie potenzialità. Quindi tutto il tempo libero che ci hanno regalato che questa situazione ci ha regalato e ci ha imposto in questa fase, deve poterci dire e imparare che abbiamo del tempo da dedicare a osservare i nostri figli nel tempo libero, giocando insieme, facendo delle attività, anche vanno bene pure i videogiochi, non mi interessa, io non sono quello del videogioco, no, il telefonino no,
cioè in realtà lo sono, ma non sempre, non su tutti gli aspetti e non per certe età, quando sono piccoli sì, però quel tempo dedicato con loro si vede come osservano la vita, come osservano e affrontano l'errore, la sfida, lì dentro c'è la persona e quella persona diventerà grande se allenata a essere se stessa. Wow, sai, wow. Mi hai fatto venire in mente una cosa, se posso, ma hai fatto venire in mente una cosa. Leggevo recentemente su un libro, diceva, ai tempi di Shakespeare uscivi dall'università con una laurea o senza laurea. Oggi esci con una laurea e una serie di voti. Ora, il voto è una sorta di incastrare la persona dentro una valutazione, che poi è un voto, è un numero. In realtà la persona ha mille sfaccettature, no? Anche nello sport, il feedback da un allenatore, quello sul quale lavoriamo tantissimo, è quello di allenare, a dare delle restituzioni che non è vinto o perso, che quello è uguale a un voto, ma tutto ciò che hai espresso dentro a quel gioco, a quel colpo, a quella regata, a quel match, a quel round, no? Parlando di tutti gli sport, ecco, che non è un voto, ma solo una serie di riflessioni e di osservazioni. Wow. Spero che sia stato chiaro. Assolutamente, assolutamente, no, difatti mentre parlavi, come al solito, quando io ti prendo appunti, perché ovviamente io faccio queste interviste per concludere, ma soprattutto per me, perché questa è l'opportunità. No, c'è un confronto sul metodo e un confronto sul lavoro, no? Allenare persone prevede anche un confronto, perché sennò si è immersi dentro al lavoro che facciamo e quindi diventa difficile, wow. Diventa un po' difficile. Però quello che è venuto fuori tantissimo e mi piace tanto è proprio l'osservazione, osservare i ragazzi, i nostri figli nel momento libero, cioè nel tempo libero, nel momento in cui loro fanno le loro scelte, cioè non devono andare a scuola, non devono andare a tennis, ma nel momento libero, loro sono veramente scelti, quindi osservarli in quei momenti lì e ascoltarli. Quindi osservarli e ascoltare, queste sono cose meravigliose e devo dire che da genitore, adesso i miei figli sono grandi, ma da genitore non ci avevo pensato a osservarli, ascoltarli e effettivamente se qualcuno me l'avesse detto, se ti avessi incontrato molto tempo fa, avrei detto wow, avrei potuto evitare no, diverse cose. Wow, è molto molto interessante. Allora, senti, tu vieni dal football, ok? Football sì. Americano, hai giocato fino a 30 anni, hai giocato anche in Serie A, giusto? Ho giocato in nazionale, sì, in Serie A e in nazionale. Sì. Nazionale in Serie A, ok. Football americano in Italia non è purtroppo, però è uno sport... Cioè, io vengo dall'America, è un grande sport. È un grande sì, sport. Lo è di suo. In Italia, dai, diciamo che ha avuto degli anni molto importanti intorno agli anni 90. Dopodiché ha avuto un po' una crisi e ora sta riprendendo bene. C'è un bel movimento in Italia, sì. È un bello sport, è uno sport in cui si vanno tutti avanti, cioè un gruppo che si va, cioè si conquista, adesso per quanto ne so io, da quello che vedo si conquista pezzo per pezzo, no? C'è un bellissimo film, quella maledetta domenica, con sì. Bellissimo, che dice noi conquistiamo inch by inch fino ad arrivare alla meta. Quindi c'è una meta, c'è un obiettivo finale e si conquista pezzo per pezzo con una serie di strategie per andare avanti. Insomma, sì, guarda, è la cosa, la caratteristica veramente importante è che 11 persone in campo devono fare 11 cose, tutte fatte bene per riuscire nell'azione. Oggi quello che ci chiedono, adesso, scusa se uso la metafora del momento, no? Oggi è il 4 maggio e possiamo uscire. Ci viene chiesto che tutti facciamo delle cose fatte bene perché riusciamo ad uscire tutti per bene e anche, come dire, uscire da una situazione. Esattamente come il football. Il football americano chiede in una 11 persone di fare 11 cose diverse, tutte fatte bene per uscire nell'azione. Questa è una cosa che ho appreso tantissimo, ma è un lavoro di squadra molto complesso, non semplice. Non semplice perché come dire, lavorare individualmente su 11 ruoli diversi, tant'è che il football americano ha un'infinità di allenatori, no? C'è l'allenatore che è specifico per il regista, piuttosto che il portatore di palla, piuttosto che la linea, proprio per questo motivo. Quindi praticamente 11 elementi che devono fare 11 cose insieme per poter ottenere... Diverse in un'azione unica. In un'azione unica, diverse in un'azione unica, che è un po' esattamente quello che hai detto. In questo momento qui, che il mondo stesso sta lottando contro il nemico, quindi sta cercando di recuperare, bisogna connettersi, ecco perché stiamo vivendo un momento, anche se siamo separati uno dall'altro, non ci possiamo toccare, ma molto connessi. E credo che sia questo, cioè ognuno nel football è separato, cioè il suo, ma è connesso in un'azione,
che è quella di andare avanti nella verso cosa. Dunque, quando tu hai smesso di fare, hai smesso di giocare a football, ok? Che cosa è stato? Allora, io parlo spesso di trasformazione, no? Per me la trasformazione, i tre passaggi della trasformazione è: uno, ti rendi conto che hai un problema, accetti e riconosci che hai un problema; due, trovi la motivazione per andare avanti; e il terzo passaggio è fissi un obiettivo, ok? In quel momento lì avviene la trasformazione, la persona non è più la persona di prima ed è quello che ti ha fatto superare il muro. Qual è stata la trasformazione più importante, o meglio ancora, Da giocatore non hai deciso di diventare un allenatore di football, ma hai deciso di diventare un allenatore di vita, non solo no, perché tu alleni, fai il coach per i tennisti professionisti, quindi sportivi, ma anche per altre persone, per persone che non sono sport, e soprattutto per i ragazzi, come hai fatto per mio figlio. Che cosa ha fatto trasformare? Qual è stata la cosa che ti ha fatto fare questo passaggio, cioè questa trasformazione? Che cosa è accaduto? Ma guarda, è stato un malessere. Cioè, è stato un malessere, quindi io ho riconosciuto che c'era un problema, però i due passi successivi che tu hai ben descritto, da solo non riuscivo a farli. Perché il tema, avere già un obiettivo, significa avere un orientamento verso il futuro. Ora, quando io sono in crisi, il mio orientamento verso il futuro non c'era. E quindi è stato complicato, perché questa cosa ho provato a farla da sola, perché uscendo dallo sport, con, come dicevo prima, tanti allenatori, nella vita gli allenatori erano più o meno spariti. E il mondo del lavoro gli allenatori non te li mette nemmeno a disposizione. Ora esiste il coach per il business, no? Esistono questi ruoli, però io... 30 anni, quando, quindi 20 anni fa, 22 anni fa, queste figure non esistevano. Tieni presente che io mi sono diplomato nel 2009 e le scuole di coaching nel 2009 erano 2 o 3 in Italia, 4. Oggi sono 110, per cui c'è un grande investimento su questa figura professionale. Quindi è interessante, perché tutti noi abbiamo bisogno di un allenatore. Anche lì, perdonami Walter, se faccio un inciso, ma l'allenatore non è che io ho un problema, quindi ho bisogno di un allenatore. È il fatto che se io sono immerso nel mio problema, chi è che mi guarda da fuori? Perché serve l'allenatore nello sport? Perché nello sport ti guarda da fuori mentre tu sei in pieno flow, nel pieno delle tue azioni, e ti dice: oh, ti do dei numeri, basta solo, ti do i numeri, guarda, hai corso, ma è insufficiente quello che hai corso, dovevi correre un po' di più, un centimetro in più, e ti deve dare degli strumenti per migliorare quel centimetro. Questo è il ruolo di allenatore. Mentre tu pensi di aver fatto bene il tuo dovere, sei uscito stanco, rotto, no? Con qualche sbucciatura, e dici: oh, ho dato il meglio di me. In realtà il meglio di te non è ancora il meglio di te. Questo solo un allenatore esterno te lo può dare. Per quello ritengo che il ruolo nostro, quello degli allenatori, delle persone, sia quello di dare delle istruzioni, far vedere quello che puoi dare di più, e aiuta a allenare anche a migliorare alcuni aspetti. Per cui io, da quella fase di riconoscimento di un problema, che è già una buona fase, il tema è quando non lo riconosci, che è un po' più complesso, ma non ci riguarda nemmeno come professione, beh, nel momento in cui non riconosci un problema, l'allenatore è fondamentale, perché ti allena a capire qual è la strada, e ti allena a allenarti a darti un verso dove. Io lo chiamo, tecnicamente si chiama verso dove, è una direzione. Io ho passato del tempo a andare via da, e andare via da ti continua, no? Già solo via da guardi dove stai andando via, no? È come se una barca dovesse andare a largo, se va via da guarda al porto, se la prima isola si ferma. Il verso dove è uno sguardo in avanti, che deve avere fiducia, e fiducia in sé, nei propri mezzi, e avere speranza che ci possa essere un futuro migliore. Oggi torno all'esempio di oggi abbiamo bisogno di fiducia nei propri mezzi e di una speranza che possa esserci un futuro migliore pure di quello che abbiamo lasciato. Però questo è il ruolo di un allenatore. E quindi in quella crisi, che si chiama crisi perché è così che si chiama, io ho impiegato da 30 fino a 40 anni, 38, quasi 10 anni, per riuscire a capire che cosa mi piace fare. E poi lavoravo facendo, ecco, la cosa che posso dire è che aiuta a fare tante esperienze. Del resto è un po'
come una seconda adolescenza, mettiamola così, anche se non è la propria adolescenza. Se tu vuoi, io venivo dal mondo dello sport e tu sai perfettamente che il mondo sport è, prendi un autobus, un aereo, non hai neanche fatto i biglietti, io non sapevo come spostarmi da solo perché era tutto organizzato. E quindi devi incominciare a svegliarti, anche se non sponde lo sport, sei sveglio, lì nel mondo è un po' diversa. E quindi ho cominciato a fare esperienze, sono andato all'estero, ho provato a lavorare via, ho provato uscendo anche dai contesti da cui io derivavo. Io sono un alto tesino, vivevo a Pavia, ma vivevo a Merano ed è una realtà bellissima, ma avevo bisogno di uscire. Per capire quanto sia bella dovevo andare, quindi uscire dal contesto dove ci sono i genitori, gli amici, no? Quelle routine quotidiane che ti fanno stare un po' in un'area di comfort, mettiamola così, sempre usare termini sportivi. E lui ho cominciato ad andare, e andare ogni due anni cambiavo, due, tre anni, cambiavo un lavoro, cambiavo una professione. Sono stati anni complessi, i più belli della mia vita, ma al tempo complessi, perché sto verso dove non si vedeva mai. Io, come dire, ero Cristoforo Colombo, ma era sempre al pieno oceano, mettiamola così. Poi ho scoperto che c'era questa professione. Io lavoravo al tempo con una società di consulenza che si occupava di consulenze nelle aziende e sono andato a informarmi, ho cominciato a studiare e devo dire che l'altro passaggio valido è lo studio. Abbiamo detto prima della scuola, anch'io a scuola andavo malissimo. In realtà io ho un amore per l'apprendimento straordinario, come te. Ciò quanto leggi, quanto studi, queste cose le conosco e le risento e le risuono in me, che però non venivano valorizzate al tempo. Però senza entrare, come dire, in discussione su quella tempi di vita, ho incominciato a studiare e ho capito che lo studio è un passaporto, e quindi ho cominciato a studiare, mi piaceva, mi appassionavo, eccetera. E alla fine, dopo qualche anno di lavoro all'interno delle aziende come coach, ho detto basta, il mio posto è su un campo sportivo e ho deciso di investire e creare un progetto che si chiama oggi Sport for Life. Qua ci sono oggi quattro colleghi con cui sviluppiamo questo progetto e lavoriamo solo in ambito sportivo. Però insomma, questa è stata, per cui sono stati 10 anni. Anni per incominciare a... No, dicevo, 10 anni... che sono stati servivano dei prerequisiti, no? Sai, quando ti alleni di fondamentali devi farli, passarli. Ecco, questo è stato un po' la base. Senza perdere la speranza, se no rischi di fermarti quando manca un miglio e la terra non la vedi. Quindi senza perdere speranza. Speranza, ok. Guarda, io adesso so, ti conosco, so il grande coach che sei, lo so perché noi ci sentiamo spesso, io ti chiamo, facciamo, no? Ti chiedo, senti Paolo, dammi una controllatina, eccetera. Lo faccio anch'io, Ognuno di noi deve avere il proprio coach. Questa è la cosa così importante, perché proprio come hai detto te, quando sei all'interno tu puoi essere anche Maradona, il grande talento, ma quando sei all'interno non riesci a vedere il livello che puoi portare ancora, a prescindere da che livello sei, non riesci a vedere un'altra cosa che la puoi fare meglio, o se non altro tirar fuori, perché quello che hai detto te mi piace tantissimo, che è venuto fuori, è tu tiri fuori quello che è già dentro. Non è che, perché molto spesso si pensa che il coach fa il giocatore, no, il coach, vero coach, tira fuori il talento, il fiore dentro, cosa che in condizioni da solo non riesce a farlo. Quindi il coach è questo che fa, non è che fa. Io dico sempre che la vita è la più grande coach di tutte, nel senso che la vita non ti dice quello che devi fare, ma ti mette sempre in condizione di tirar fuori, tu scoprire quello che devi fare. Come? No? Sbattendoti all'angolo, e noi sappiamo questa cosa. Però, tornando un attimo indietro, quello che mi sembra che sia venuto fuori è che tu sei stato male e da lì è partito tutto. Cioè, molta gente pensa, io sto male, tutto va male. Invece no, quello è il primo passo. Io sto male, quindi vuol dire che c'è una situazione che devi cambiare, devi uscire da una situazione, un lavoro devi cambiare, il tuo fisico devi cambiare, quello è il primo passo. E poi capisci come. Tu hai raccontato, ripeto,
tu sei un grande coach adesso, ma hai passato 8 anni, 9 anni a provare e immagino cadere, rialzarti, 8-9 anni. Quindi la gente che si trova adesso in un momento di non so cosa fare, no, sto male, bene, quello è il primo passo e sappi che devi sperimentare finché troverai la tua strada. Abbi fiducia e vedrai che non solo nel percorso tu lavoravi per altre aziende, poi sei andato a lavorare, hai capito che volevi fare, hai fondato questa società Sport for Life. E io mi ricordo 10 anni fa avevi questo meraviglioso progetto e ne parlavi già, no, di costruire questa cosa. Quindi senti, allora ci sono altre cose che volevo dirti. Rispetto sempre, ripeto, tu sei un esperto dello sport, del coaching nello sport, nell'allenamento, della parola allenamento, no? Soprattutto per gli sportivi, ma anche per non sportivi, imprenditori, eccetera, e anche ragazzi. Questa è la cosa più meravigliosa, difatti straordinaria. Come vedi, allora, come vedono lo sport i giovani oggi rispetto alla nostra a 30 anni fa? Bella domanda, è interessante. Allora, è interessante perché ci sono molte sfaccettature. Allora, al nostro tempo era una scelta che si faceva, cioè tu volevi fare sport e chiedevi, no, di andare a fare sport. Oggi per tanti è una sorta di, la dico malissimo, ma è una sorta di parcheggio del pomeriggio. Mm. Io potevo stare a casa con mia nonna, oggi mio figlio può stare a casa con nessuno. I miei nonni, i nonni suoi stanno a Merano, gli altri stanno in altra, stanno qui vicino, ma non sempre possono e sono disponibili, eccetera. Per cui chiedo scusa. Questa è la situazione un po' che si creava. E oggi lo sport rischia di diventare un parcheggio dove vengono portati i ragazzi a passare il pomeriggio perché ci sono tempi che non sanno come riempire, i genitori non sono a casa. E i genitori oggi sono persone che vengono da città diverse, da stati diversi, e vivono in una città perché lì c'è un'opportunità lavorativa, quindi le condizioni di vita sono cambiate notevolmente. E quindi questa solitudine dei ragazzi, questo tempo, viene riempito da attività sportive. Oggi le associazioni sportive hanno numeri importanti, i numeri di allora erano, io avevo iniziato giocando a tennis e eravamo 5, 10, oggi sono 100, 130, 140 bambini che giocano a tennis, però è vissuto in questo modo, da un lato. Poi dentro a questo ci si mette la passione di un allenatore che ti appassiona a questo sport e allora alcuni lo proseguono. Altri, ed è un problema dello sport, che oggi il CONI si pone questo problema serio dell'abbandono. A 13, 14, 15 anni, 16 anni abbandonano lo sport, perché la scuola richiede un impegno elevato e contempla poco l'attività sportiva. Se negli Stati Uniti le due cose vivono insieme, in armonia, oggi qui in Italia la scuola e lo sport non dialogano neppure. Un grosso lavoro che noi facciamo è cerchiamo di armonizzare questo rapporto, perché gli ottimi sportivi sono ottimi studenti e viceversa, perché la parte mentale la alleni a scuola, su un banco, leggendo, studiando, imparando a memoria, imparando a parlare. Banalmente, il dialogo interiore di un atleta, tanto per parlare di una roba tecnica, più è ricco di parole costruttive e più efficace. Se è povero, è povero anche nel risultato. Per cui la scuola ha un ruolo fondamentale in questo. Aspetta Paolo, mi ripeti un attimo, mi ribadisci quanto è importante questo concetto che hai appena detto, cioè prego. Il dialogo interiore di una persona, ma di un atleta, deve essere ricco di termini precisi e costruttivi. Banalmente, se io dico no, non sta andando male, posso migliorare, è un dialogo interiore, ma che non dice niente. Ora, se noi non diamo informazioni precise, la nostra mente processa o ci mette quello che vuole. Certo. Quindi il dialogo interiore costruttivo prevede che tu abbia un linguaggio strutturato, quindi vuol dire che la mappa che hai costruito del tuo mondo è fatta da un linguaggio, riconosciuta da un linguaggio che ti permette di interpretarla al meglio. Quindi wow.
quando un atleta abbandona la scuola per lo sport, fa il più grande errore della sua vita. Parliamo di atleti giovani. Tant'è che oggi gli sport permettono a sportivi anche di 30, 32, in molti sport, di dare il meglio di loro, proprio perché richiedono una maturità e un tempo che non c'è più la necessità, a parte alcuni sport specifici come la ginnastica artistica piuttosto che altri. La maggior parte ti permette di perseguire un parallelismo tra sport e studio. Wow. E questo, questo non è solamente per gli sportivi, per ogni persona. Cioè ogni persona che si trova, ecco perché no, lo sport, sport for life allena la vita, cioè lo sport che allena la vita. Cioè questa cosa che hai detto non è dice vabbè io non sono sportivo, non riguarda me. No, riguarda tutti in qualunque momento, giusto? Assolutamente sì. Guarda, l'altro in un'attività sportiva io posso osservare in un match, in un quarto d'ora, il meglio e il peggio di una persona. In un quarto d'ora, nella vita, per vedere quello che io vedo su un ring, su un campo sportivo, impieghi degli anni. Perché la vita ti diluisce questo tempo, no? Oh, wow, lo certo. Sport ha una magia che ti porta in breve tempo a dare il meglio per te. Se io sbaglio, se io ho un dialogo interiore non costruttivo, mettiamo che gioco a tennis, posso perdere 1, 2, 3 game, 4 game, ma se non reagisco, perdo la partita ed è finita. Nella vita puoi passare settimane, puoi inventarti mille, puoi parlarti male per tanto tempo e continui a vivere senza grossi problemi. In realtà poi quello alla lunga torna, si presenta come conto. Ti avessi conosciuto quando avevo 25 anni, sarei diventato campione del mondo di pugilato dei pesi massimi. Porca miseria! Noi, il lavoro nostro è accelerare dei tempi di qualcosa che accadrà comunque. Accadrà comunque, per cui non lo so se era quello. Non lo so, difatti. No, accelera, certo, un percorso di risultati anche, inevitabilmente. Migliora la performance, migliora la parte mentale, migliora la performance. Sì. L'altro giorno ho rivisto con Roberta il film Coach Carter, che è un classico, no? E proprio lui, che è una storia vera, se non l'avete visto, ragazzi, andatela a vedere, Coach Carter, cioè su Netflix, è la storia vera di questo allenatore di basket che decide di allenare questo gruppo di ragazzi, no? In un posto dove c'è la malavita, dove insomma drogati eccetera, questi ragazzi aspirano a giocare a basket, però gli dà delle regole e gli fa firmare un contratto che è: se loro andranno bene a scuola, non solo bene a scuola, ma avranno un punteggio superiore alla media, non alla media, superiore alla media, lui allora continuerà a allenarli. A un certo punto loro continuano a vincere e a un certo punto lui scopre che la media è più bassa della scuola, lui chiude la palestra e in quella maniera lui aiuta quei ragazzi che sarebbero finiti in droga o in carcere o ammazzati, li aiuta a capire quanto è importante studiare e lo sport. Quindi appena quelle due cose si laureano, diventano delle persone, insomma riescono e di conseguenza aiutano gli altri. Quindi quello che hai detto assolutamente, sai, anche con i miei figli, quante volte gli dico ragazzi leggete, e loro si mettono lì e dico, perché loro sono ballerini, però sì. quanto è importante leggere proprio per quel motivo, anzi grazie per quello che ci hai restituito e che è così importante. Ora c'è un'altra cosa, volevo farti due domande, ne ho scritta una però non so che cosa ho scritto, l'ho scritto talmente perché, vabbè, ne faccio un'altra. Come vedi i ragazzi, come vedi lo sport dei giovani fra 5-10 anni? Cioè abbiamo visto 30 anni fa era diverso, oggi purtroppo mollano di più, come hai detto, è un po' un tempo, un parcheggio del pomeriggio. Come lo vedi fra 5-10 anni invece, giovani? Allora, dobbiamo fare i conti col contesto e con la situazione attuale. Oggi è vero che sta, per cui è una domanda molto difficile dare una risposta oggi, perché il tema è che molti sport di squadra in questo periodo e in questa fase non potranno ripartire. Ripartiranno in una forma diversa da quella di prima, e in ogni caso tutto sarà diverso da prima. Non so, meglio o peggio, non è. Io mi auguro che questo, come dire, no, se
che tutto ciò sarà una grande opportunità, una grande possibilità che ci è stata data attraverso questo virus, lo dico in termini, come dire, metaforici, ed è una grande opportunità che noi abbiamo per cambiare una serie di cose, per dar mano a un cambiamento fondamentale, anzi un miglioramento, perché i cambiamenti sono molto lunghi e complessi, però dei miglioramenti sì. È vero, incominciando dal fatto che dobbiamo prendere in considerazione che noi siamo parte della terra, come gli animali, come le piante, eccetera, quindi siamo un tutt'uno. Noi ci pensavamo degli uomini dei che ci presentiamo di qualunque cosa, ma se non capiamo che siamo su un'astronave, siamo lanciati in uno spazio e tutti siamo i piloti di questa astronave che si chiama Terra, e non la curiamo come meglio di quello che è casa nostra, la strada è breve. E non per noi, perché non vedremo nulla, ma i figli dei nostri figli pagheranno un conto carissimo da questo punto di vista. Questo è il mio pensiero. Rispetto allo sport, direi, guarda, io ti dico cosa mi piacerebbe, qual è il mio sogno, perché dirti cosa sarà, ho bisogno di leggere che cosa accadrà nel tempo, in questo momento mi risulta molto complesso. Ti posso dire qual è il mio sogno, il mio desiderio è che lo sport sia lo sport come tutti, io parlo di sport perché sono stato uno sportivo, ma tutte le passioni, l'arte, la musica, il teatro, il cinema, la danza, tutte siano la possibilità attraverso anche la scuola di esprimere il proprio potenziale. Quindi io il mio sogno è che queste vivano in armonia per tutta la fase più bella della nostra vita. Ora, si dice sempre che gli anni più belli sono quelli di quando ero giovane. Sinceramente, io gli anni più belli li sto vivendo ora. Di quando ero adolescente, io ho quasi un incubo, per cui non si parla neppure. Io immagino invece che la vita bellissima che può avere mio figlio, che oggi ha 10 anni, è una vita di un bambino tra 10 anni o 20 che possa vivere la sua passione e lo studio, la passione intesa come ho detto prima, di tutto, e lo studio in armonia, che possa vivere potendo esplorare il meglio di sé. Questo è quello che io mi sogno, no? Con allenatori che ti allenano ad un percorso di crescita, ma anche di perseguire le proprie passioni. Ora, quante persone hanno studiato per qualcosa, hanno una passione, si sono adattati al dio danaro e facendo un lavoro che non è quello che loro volevano e che non gli farà vivere bene. Ora, questa cosa qui non riuscirà a stare in piedi, quindi io spero in questa, e io mi immagino, diciamo, questo mondo che non vedrò mai, ma che come dire, no, dandogli forma col pensiero, prima o poi magari si realizza. No? Sicuramente stai mettendo le tue cose piano piano, e se tutti quanti noi impariamo a fare questo, allora piano, no, la montagna da sola non si sposta, ma se tutti quanti prendiamo un sassolino, la vedremo che la montagna la sposteremo. Quindi. Sì, anche perché il mondo non è fatto di sistemi, è fatto di persone. Ovviamente, esatto. Non parliamo, no, che diciamo gli Stati Uniti stanno cercando di trovare la soluzione a questo virus, o i medici, no, c'è un nome e un cognome di una persona che sta lavorando per quella cosa lì, quello è, e se ognuno capiamo questa cosa, smettiamo di pensare che ci sia un qualcosa più grande di noi che fa qualcosa per noi, siamo noi gli artefici di questo meccanismo. Però è un pensiero che deve scardinare, no, tanti condizionamenti, tante convinzioni che abbiamo. Però il sistema è fatto dalle persone, siamo noi nelle singole azioni di ogni singolo giorno. Assolutamente. Allora, voglio fare veloce perché ho ancora due domande. Una è responsabilità e consapevolezza. Quanto importante è oggigiorno più che mai rendersi conto di essere responsabili e consapevoli che siamo noi la guida come uno sportivo, ma soprattutto come un essere umano, siamo noi la guida della nostra vita? Fondamentale. Direi, guarda, invertirei l'ordine. Consapevoli e poi la responsabilità. La responsabilità è un'assunzione di responsabilità, è quello un passaggio di maturità. È come non fermarsi in terza fila o non buttare la carta dal finestrino, è un'assunzione di responsabilità. Sai, questo è un virus che è trasversale, questo è un grande livello, per cui vale per me, vale per te, vale per tutti, per cui se le impariamo bene, se non le impariamo ce lo insegnerà per bene. Per cui consapevolezza, prima di tutto, che sappiamo che possiamo noi questo ci troviamo e noi questo possiamo cambiarlo. Impiegheremo degli anni, noi probabilmente saremo dei traghettatori per una vita migliore. Non la vedremo neppure.
però questa è, quindi dopo diventa un'assunzione di responsabilità. E nell'assunzione di responsabilità ci metto che dobbiamo sapere o essere consapevoli che qualcosa perdiamo, per forza, essere disponibili di perdere qualcosa. Beh, come in ogni evoluzione perdi sempre qualcosa nell'evoluzione stessa, no? C'è qualcosa. Allora, siamo in chiusura, volevo chiederti una cosa. Tre passaggi, come se ci puoi dare delle indicazioni, se puoi dare dei consigli, tre passaggi per allenarci, allenare le persone a rientrare, no? Piano piano, se Dio vuole, dovremo rientrare in una, tra virgolette, normalità. Adesso concesso la parola normalità, non perché non sarà la normalità di una volta. No, una normalità. Ok, quindi tre passaggi per allenarci, per ci puoi dare tre consigli, tre passaggi per allenarci a rientrare in una nuova normalità. Posso dire, ma guarda, la prima è avere rispetto di ciò che ci viene chiesto di fare. Quindi un senso civico forte, dedicando meno tempo alle critiche e più tempo a portarlo avanti al meglio possibile. Perfetto. Il secondo è di leggere i cambiamenti, vedere che cosa sta cambiando intorno a noi, cosa cambia nel lavoro, nel tempo, e prendere ciò che... Nella vita anche di ognuno di noi, no? Cosa sta succedendo? Ok. Quindi osservarsi nella cambiamento, ok. Noi e il contesto in cui siamo. E ultimo, ti direi di valorizzare ciò che di buono in queste cose stiamo osservando e di renderle eccellenti. Questo. Quindi Paolo, tu consigli tre passaggi per allenarci a questa nuova normalità: è un senso civico, cioè rispettare quello che ci viene detto di fare, a osservarsi dentro quello che succede e fuori, in modo da, ok, un continuo check, no? Come un aereo che va da Roma a Milano, check, ok, sai che l'obiettivo è quello di rientrare nell'obiettivo, quindi controllo come sto, come sta l'ambiente, e poi valorizzare quello che c'è di buono, che abbiamo di buono in tutto questo, in tutta questa trasformazione, questo quello che c'è di nuovo di buono. Ok, wow Paolo, è stato fantastico. Guarda, io, lo sai, terrei ancora tanto, ti farei un sacco di domande. Dici solo, in chiusura, dove, allora, tu ovviamente non sei solamente un coach per gli sportivi, per tu ogni tipo di sport, so che alleni tennisti, alleni altri sportivi in altre discipline, ma anche imprenditori, anche appunto giovani e adolescenti. Dove ti possono trovare? Se ti vogliono contattare, dove ti possono trovare? Grazie. Sui social, Coach Loner o Paolo Loner, e poi è lì sui social c'è un sito che è sportforlifecoach.com, e di lì si possono trovare. Possono trovare me e i miei colleghi. Poi sì, questi sono i contatti su quali possono accedere. Grazie. E a qualunque livello sei nella vita, puoi sempre portarlo a un livello più alto, giusto? Per tutte le persone? Sì, è una scelta. È una scelta. Non è giudicabile nemmeno chi non vuole, chi non desidera. Non è giudicabile, è una scelta. Noi alleniamo chi sceglie di essere allenato. Assolutamente, assolutamente. Ok Paolo, senti, allora, grazie ancora, grazie sì. Per aver accettato l'invito, grazie per il tuo tempo, so che sei impegnatissimo, quindi grazie ancora e noi ci sentiamo in settimana. Assolutamente. Un abbraccio, okay. Grazie mille. Okay. Un abbraccio ciao. Alla famiglia. Ciao Paolo, ciao, grazie. Ciao.